Buonasera e benvenuti in questo nuovo e ultimo video su Overwatch 2. Abbiamo fatto tutti i campioni e siamo arrivati all'ultimo campione di Overwatch che ci mancava, ovvero Zenyatta. Non ho mai giocato Zenyatta, forse solo una volta durante Overwatch 1, quindi andiamo a leggere le sue abilità. Globo della rovina, scaglia globi di energia, oppure col tasto destro tieni premuto per caricare e sparare più globi. Ultra trascendenza, ti rende invulnerabile, ti fa muovere più velocemente e cura gli alleati vicini. Poi globo della discordia, un globo che aumenta i danni subiti da un nemico. Globo dell'armonia, un globo che cura un alleato. Calcio rapido, aumenta del 50% i danni del combattimento corpo a corpo e incrementa notevolmente l'effetto della respinta. Ok. Dovrei usare quindi molto velocemente dovrei usare molto questo attacco con Zenyatta, cosa che non farò quasi mai perché non ho ancora mappato il pulsante del corpo a corpo su Overwatch. Comunque, allora, maiuscolo, globo della per curare nemici e globo della discordia. Ok, vediamo cosa riuscirò a fare con questo bel campione. E nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di... Madonna ragazzi, cosa ne pensate voi di Zenyatta? E di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Crepa. Ok, vai, curati. Dai, non l'ho preso. Chi è che mi ha ucciso? Dai, il cecchino. Che palle, sti cecchini. Allora, con Zenyatta non so sinceramente cosa riuscirò a fare. Però, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se avete gradito, diciamo, tutta la serie che ho portato su Overwatch con tutti i vari eroi. Iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime serie. Per esempio, ho intenzione di fare questa stessa cosa su League of Legends. Non adesso, dipende quando avrò tempo di farlo. E commentate facendomi sapere cosa ne pensate di Zenyatta e come è possibile usarlo al meglio. Dobbiamo magari arrestare la barricata nemica. Tipo non come ho fatto in questo momento. Sicuramente non come ho fatto in questo momento. Ok, devo capire come usare questo Zenyatta il prima possibile, perché altrimenti farò schifo per tutto il video. Prima di tutto dovrò sempre tirare il coso della discordia, il globo della discordia sul nemico che sto per attaccare. Poi tiriamo il globo della cure. In teoria sul tank dovrei metterlo, oppure su chi mi dà critico. Cioè, diciamo che mi potrei far aiutare dal gioco e tirarlo su chi mi dà, appunto, che è la salute critica. Se no, non sbaglio quasi mai buttandolo sul tank alla fine. Vedi, però se fa così la cosa è un po' difficile. Da dove spara, tra l'altro? I nemici sono più di noi. Barriera inizializzata. Inevitabile. Il nemico ci ha sottratto il nostro compagno. La barriera è tua. Più tenera. Perché non va al maiuscolo? La barriera è stata distrutta. Perché non va al maiuscolo? Ah, sta già curando lui, ok. Beh, il globo della discordia, metterlo sul tank avrebbe senso anche in questo caso. Beh ragazzi, lo porto avanti io allora lui, eh. Che ne dite? Su. Tanto il mio globo là continua a curare comunque, no? In teoria continua a far cure. Ah, però dopo un po' finisce, ok. Se riuscissi ad arrivare, vai. Barriera è debole. Ha cacciato. Cos'è? Continuiamo.
Portiamolo su. Barriera inizializzata. Non lasciate il robot. Peccato. Esercito forza sulla barricata. Buono. Appena vedo il tank gli metto il globo della discordia lì. Quindi subirà un botto di più in più di danni. Via. Vai. Buono. Abbiamo vinto? Ah, l'abbiamo portato proprio al punto. Al punto di non ritorno. Cioè, se lo porti qui vinci direttamente. Così l'abbiamo distrutti comunque. Di nuovo, né? Una partita in cui gli avversari non hanno avuto proprio chance. Solamente all'inizio si erano un po' fatti valere, ma più che altro grazie al cecchino. Una volta comunque individuato il cecchino e messo fuori gioco. Vabbè raga, cioè meglio di così. Perfetto, dai, abbiamo completato questa prima partita con Zenyatta. Andiamo a fare subito una seconda partita. Eccoci qui con il nostro bel Zenyattino, prendiamolo. E allora, un pochettino abbiamo capito come si gioca Zenyatta. Bisogna essere bravi a mirare. Bisogna essere bravi a mirare e tecnicamente per sfruttare al massimo il suo kit bisognerebbe usare il corpo a corpo. Cioè, voi usate il corpo a corpo, mettete il globo della cura. Penso che la tattica migliore in generale, poi certo bisogna vedere partita per partita, ma penso che la tattica migliore in generale sia mettere il globo della cura sul vostro tank e lasciarlo lì. Lui continuerà a subire danno, voi continuerete a curarlo, a spam. Non ho visto alla fine nella partita precedente quante cure avevo fatto. Poi il globo della discordia, anche lì, lo potreste mettere sull'altro tank. Il globo della discordia lo mettete sull'altro tank, lui subirà molti più danni, il vostro tank invece si curerà automaticamente, oltre a tutte le cure e buff che si tirerà lei stessa, e dovrebbe essere una free win. Lo scontro, quello lì. Bisogna vedere poi, ovviamente, partita per partita. Se poi il tank non è bravo a far danno, siete un po' fregati, cioè state curando praticamente un muro che sta semplicemente caricando le ultime tre agli avversari. Ottimo. C'è qualcuno che spara qui dietro? Non sembra esserci nessuno. Ok. Siamo qui. Il curo, sì. Il globo delle cure. Mettiamolo sul... Vabbè, anche Junkrat direi che va bene. Attenzione. Vai, prende più danni lui. Raga, ci sto provando. Siamo in inferiorità numerica. Ho capito. Sono morti tutti praticamente. A parte il fantastico Zenyatta, sono morti tutti. Cazzo vuoi tu? Vabbè, nel culo. No, dai, mi ha tirato due critici di fila. Ma ancora? Ah no, questa volta mi ha ucciso lui in ultimate.
Ok, Mortal Frog se n'è andato e Corsars si unisce alla partita da parte loro. Magari stavamo pure giocando in 4, ci stavano uccidendo. Ora abbiamo la ultimate, La ultimate per fare queste cose di conquista al punto è ottima. Vi mettete nel centro del punto, tirate la ultimate. Un po' di laghino lì. Ma è possibile mettere un globo della discordia? Grazie. Ok, noi stiamo qui fermi. Loro moriranno, molto probabilmente. Dai, cercavo di mettermi dietro, peccato. Ha ucciso tutti e due i dealer lui comunque. E ho ucciso entrambi i dealer. Prima me, poi loro. Ok, abbiamo comunque conquistato tutto. Ottimo. Mi servono cure. Lo so. Stiamo arrivando. Sara, senti lei che risponde sempre: sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Una torretta nemica, là davanti. Boh, impossibile colpire la gente. Dai, stava per crepare lì. Boh, faccio prendere più danni, ma... Allora? Sarebbe lei da tirare giù, eh? Ole, crepa. Ole! Trascendiamo. Trascendiamo tutti. Good job, dice Killer. Grazie. Beh, non è che abbia fatto chissà cosa in questa partita, però dai, non ho nemmeno giocato male alla fine. Ero quasi sempre uno degli ultimi a morire. In totale ho fatto 5000 punti, che non è male. Per un round. Insomma, 2000 cure, 2000 danni. Niente male. C'è gente dall'altra parte che ha fatto 825 danni. Va bene. C'è già anche la te che ha fatto 3000 danni. Io ne ho fatti 2000 con Zenyatta. Anzi, 3000 anch'io quasi. Ho fatto solamente 500 danni in più di me, Junkrat. Va bene. Allora, questa mappa, Zenyatta non ha dei knockback, giusto? Non ha delle spinte che può usare per buttare giù la gente. Anzi, lui è suscettibile a buttare giù le persone. Potrebbe usare il corpo a corpo in realtà. Però bisogna vedere, Niente. Se un Reaper arriva addosso a uno Zenyatta, lo Zenyatta è uno Zenyatta morto. Ah, grazie, merci. Non ti lascerò, capito? Un po' inutile questa cosa, però l'apprezzo. Un po' inutile perché ci moriamo comunque, quindi... Era meglio se mi avessi lasciato spawnare tranquillamente insieme al resto del team. Fallimento è accettabile. Sono al tuo fianco. La rinuncia no. Dai, è Grumpy Pants. Niente, dai, uccidetela però, ragazzi. Ma qui con 2 HP, eh. Oh, dai. Situazione si scatta. L'esito non è mai preoccupato. Agganciato. Ole. Prenderti un bersaglio facile. Gli eroi non muoiono. La morte non può fermare gli eroi.
Sono già morto io, sì. Era la ultimate di Junker Queen. Niente, disintegrato. Peccato. La vera forza non sempre sta nella vittoria. Mi sa che questa volta ripiamo, eh. Ma è morto lui? Ti sono grato per ciò che ci siamo insegnati. Una torretta ci farà. Attivo la sequenza di autodistruzione. Peccato. Fatevi avanti. Peccato. 1-1. Vediamo se magari qualcuno del mio team esce e riusciamo a fare qualcosa di un po' più decente. Ma in realtà no, cioè, a livello di statistiche siamo tutti messi in realtà relativamente bene. Anzi, a livello di statistiche dovremmo essere noi il team che vince. Non so perché facciano così tanta fatica a far danni in questo team. Perché mi sa che è proprio il focus che è sbagliato, perché loro fanno danni ma non uccidono nessuno. Ragazzi, dovete uccidere la gente, però non dovete fare danni a caso. Tipo quella Junker Queen di prima, no? Che aveva sempre pochissima vita. Quella vita di qualcuno gliela toglieva, ma lei non moriva mai. Era quello il problema. Buono. Ah, peccato. Può morire gentilmente lei, grazie. Critico, vieni qui che ti do una mano, no? Vale. Niente, è arrivato Reaper. Crepa. Chi semina vento, raccoglie tempesta. Ciao. Sono andato io a flancare Reaper, vi rendete conto? Da dove vogliono arrivare? Da là in fondo? La mia ultra si sta caricando. Ah, eccoli là invece. Ma raga, ma boh, cioè, tutto bene? Ma perché non hanno colpito Reaper che è arrivato tranquillamente nella nostra backline? Boh. La presunzione è un fragile scudo. Sono stati tutti distratti da non so che cosa. Però vabbè, se hanno ucciso tutti va bene comunque. Aia. Ah no, che era nostra questa. Guardalo i Reaper. Prenditi i colpi. No, curati. Crepa, bravo. Ottimo. Sto arrivando. Ho provato a curarti io lì. Vai. Non posso curarti. Crepa. Ah, peccato. Non stavo andando male per niente qui. Peccato davvero. Dai, andiamo comunque a vedere se riusciamo a fare qualcosa. Scusatemi un secondo che sto attaccando le cuffie perché erano un po' scariche. Ok, vai. Eccoci qui. Torniamo lì. Attivo la sequenza di autodistruzione. Buono, sparate a caso. Qualcosa è riuscito a fare. Ok. Squadra nemica annientata, ottimo.
Vediamo, loro ora torneranno lì tutti incazzati. Noi dobbiamo essere pronti a farli fuori. Sì. Mettiamoci magari un po' più di qua. Eccolo, eccola. Buono. Ottimo. Nemico agganciato. Protocolli di combattimento attivati. Ok, abbiamo vinto. Niente male, dai, niente male. Una partita molto tirata. Azione migliore della partita diva. Vediamo un po' come. La ultimate ha ucciso tre persone e poi ne ha ucciso un quarto. Ah, quando abbiamo annientato la squadra. Ok, va bene, quindi a questo punto andiamo a fare l'ultima partita anche con Zenyatta. Partita trovata, andiamo. Ultima partita della serie su Overwatch. Guardo qui Zenyatta tutto fiero. Allora, il colpo caricato mi ricordavo che facesse molti danni. Il colpo caricato effettivamente, se lo sparate tutto in testa su uno squishy, lo shottate. Quindi non è niente male. Certo, bello te beccare in testa qualcuno. È molto più probabile, come è accaduto anche nelle partite che avete visto, che un campione sia già colpito da qualcun altro e voi andate a finirlo con il colpo caricato. Allora a quel punto sì, quando magari hanno metà vita, basta che anche un paio di palline lo colpiscano e lo ammazzate. Tra l'altro lui carica 5 colpi. Vedete? Poi gli spara tutti e 5. Ho ancora molto da imparare. Ok. Bisogna prendere più che altro il tempismo, no? Per spararli tutti insieme. Vai. Vai, tutti con me, tutti con me. Che la pace scenda su di voi. Ecco, vi faccio un po' di predica, va. Ciao. Adesso sarò il primo a morire, vedrai. Vai. Un unguento per le tue ferite. Peccato, speravo di prendere qualcuno. Arrivano da qui? Sì. Via. Niente, non so perché mi sia messo così tanto lì in mezzo e non so perché quel coso non sia morto. Con il globo della discordia addosso, cioè non gli abbiamo fatto danno. Ah, capisco perché io sono il top danno del team in questa azione. Ora capisco perché non sia morto lui. Non se riesco a tornare lì, Dai, Centro, quei cartelli lì. E sono tutti critici i nostri. Dai, presa, buono. Curati anche tu. Vai. Tire fullo. Buono. Ehi, calmi, Ehi, calmi. Ma allora? Cioè c'era addirittura il tank che ha flancato di loro. Beh, Genji, prima o poi ce la fa a colpirmi. Anche il maestro può imparare dal suo allievo. Ciao. Capito? A parte che ho già quasi pronta la ultimate. Ho già fatto 2000 tra danni e cure io. Nettamente il migliore della partita per adesso. Eppure non sto giocando nemmeno bene. Cozzinata è davvero lento a tornare, però. È davvero molto lento a tornare. Non ho fatto tempo. No, ho fatto la cazzata qua. Devo attivare subito la ultimate appena mi si sbloccava. Avessi subito attivato la ultimate. Però che palle. Cioè, devono aspettarmi. Non possono andare così. Aspettano uomo e almeno Kiriko.
Cioè, Kiriko non sta nemmeno curando tanto, però, per quello che può fare, eh. Questa mi sa che è una Kiriko di quelle che si concentra a far danno al posto di spammare cure. Vabbè. Niente, devo ultare anche qui, subito. Appena sentivo la ultimate di Genji avrei dovuto ultare, però non ho avuto i riflessi pronti. Cioè, letteralmente ci ha messo un secondo a uccidermi. Cioè, dovevo capire che era la ulti di Genji, dovevo capire che dovevo ultare, verificare con la ulti up e ultare. Non sono ancora così pratico con Genji. Ecco come non colpire nessuno. La mia ultra è pronta. Nemico in movimento, fermiamolo. Sono con te. Che kitsune vi guidi. Sono una mitragliatrice con Kiriko. Mi metto una vera mitragliatrice. Niente di personale, Genji. Niente da fare. Andiamo a curare loro. Vabbè, cura loro, cura loro. Non temere. Ottimo così. Ho la ultimate, è da usare appena le cose si mettono male. Perché non riesco a colpire nessuno è ridicolo comunque. È ridicolo. Eba. Ok, tu continui a curarti, buono. Ciao. Un altro poi saremo in vantaggio. Dai, dai, continuiamo. Stiamo andando bene. Bene relativamente. Qui dietro c'è qualcuno, eh. Buono. Niente male. La barricata si muove. Faccio fuoco e fiamme. Buono, buono. No, peccato. Eravamo riusciti a far sprecare la ultimate a Genji. Ma è arrivato il topastro di merda a ucciderci. Il dolore. Niente male. Comunque, come vedete, stiamo ancora giocando praticamente io e Ana a livello di statistiche. E i support qui sono sbilanciatissimi. Possono fare troppe cose. Possono fare troppi danni, possono curare troppo. Ma se Ana morisse, che ne dite? Una cosa troppo impensabile. Stiamo avanzando, andiamo. La finiamo qui. La mia ultra si sta caricando. Buono. Buonissimo. E niente, ormai hanno capito che sono i supporti quelli da tirar giù. E Genji infatti cerca sempre di tirar giù noi. Vai, curati. Ah, peccato, mi ha ammazzato.
Lì era stata una bella ulti da parte di Kiriko, ma mi sa che anche da qualche parte, anche loro qualcuno ha usato, qualcuno degli avversari, perché ci hanno disintegrati malissimo. Il maestro può imparare dal suo allievo. Avrei dovuto forse ultare anche io, non so se avevo up, forse sì. Come il Criceto viene a prendermi? Epa. La mia anima si incendia. Buono. Sono qui. Continuiamo. Figurati se non mi arrivava addosso sto tipo. Vabbè, io sono fiero di aver fatto praticamente quasi 10.000 danni, 10.000 punti tra danni e cure. Niente male. Vabbè, a parte che le cure con Zenyatta sono un po' un cheat. Tu metti il globo sul tank e quello ti fa una marea di cure gratis praticamente. Cioè, senza che tu manco debba guardarlo. È un po' come la torretta di Tormior con i danni. Vieni qui. Raga, siete critici, no? Venite qui. Ritrova l'integrità. Buono. Via. Peccato, peccato. Ho questo, a differenza mia, il topastro lo so usare. Beh dai, dovremmo aver vinto probabilmente questa partita, non vorrei gufarmela. Però devono praticamente riportarlo tutto qui loro. Siamo alla fine, facciamoci valere. Ce la faccio? Lascia chi ti assista. Dai, Narcosi. Oh, impossibile colpire quell'ana comunque. Buono, abbiamo vinto. Si sono allontanati dal carro per andare a uccidere la gente. Grandissimi. Ok. Azione migliore della partita? Sojourna. Mi sembra che ce l'avessero loro però. Era qui, esatto, era qui. Qui lei ha ultato, loro hanno tirato tipo tutto quello che avevano lì. La nostra Kiriko ha ultato e hanno ucciso tutti in realtà. Ok, abbiamo completato anche la terza partita con Zenyatta su Overwatch 2 e abbiamo così concluso la carrellata di gameplay su tutti gli eroi di Overwatch 2. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se avete gradito la serie e questo video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Overwatch 2, qual è il vostro campione preferito e cosa ne pensate di Zenyatta. Infine, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!